Ben tutti ragazzi, in questo nuovissimo video. In questo video ragazzi ci troviamo a confrontarci con un'Italia che perde 5-3 contro il Portogallo. Portogallo guidato da non so chi. E il nostro elemento a sfavore è stato proprio il cartellino rosso guadagnato da Lovato. Italia ingenua da molti punti di vista, perché poteva fare meglio, poteva subire di meno e si è mangiato troppe cose, si è mangiato quest'Italia. E poi voglio dire soltanto dell'arbitro. Raga, indovinate l'arbitro di che nazione è? Potrebbe essere olandese, potrebbe essere spagnolo, potrebbe essere pure portoghese, un patriota. Invece no ragazzi, è proprio un francese, francese. Ma io ti voglio dire soltanto, guardate una partita. Il Portogallo ha giocato 3 volte meglio dell'Italia, ha giocato 3 volte più forti. Magari non come Cutrone ha dominato, è stato bravo anche se si è mangiato quel gol là. Ma io voglio dire soltanto, ma quest'arbitro stasera tornerà da tutte le parti, ma avrà un minimo di vergogna per quelle poche ladrate che ci ha fatto, ma noi quella partita la potevamo cambiare con queste cose, eh? Non si vergogna quest'arbitro, non si vergogna, no, eh? No, e fa bene a non vergognarsi, perché se si vergogna tornerebbe e farebbe un casino perché questi falli c'erano. Quindi ragazzi, l'Italia di Nicolato si ferma ai quarti di finale contro il Portogallo. In semifinale il Portogallo affronterà la Spagna, una Spagna pronta con un Gonzalo Villar, credo, non mi ricordo se giocherà lui. E niente ragazzi, avevamo una squadra da un punto di vista un pochino più scarsa, diciamoci la verità, del Portogallo, che però a sua volta è riuscito a fare una bellissima partita. L'Italia, anche con un cartellino rosso, è riuscita comunque a condurre una partita, anche se non l'ha terminata, è riuscita comunque però a condurre un minimo di partita, facendo magari qualche occasione pericolosa. Adesso c'è Nicolato che sta parlando ai microfoni. E niente ragazzi, il nostro orgoglio finisce qui. Quindi ragazzi, era un mini video per dire quello che era successo. Per questo è tutto, ragazzi. Noi ci vediamo in un prossimo video. Bella!